Ciao a tutti e bentrovati su LearnAmo. Nel video di oggi ho deciso di presentarvi un po' di vocabolario della casa, in particolare della cucina, cioè quella stanza riservata e attrezzata per la preparazione e la cottura dei cibi. Siete pronti? Iniziamo! Venite con me! In ogni cucina che si rispetti non possono mancare il frigorifero, detto anche comunemente frigo, e il congelatore. Spostandoci un po', troviamo il lavandino, al cui fianco generalmente abbiamo il piano cottura. Con sotto il forno. Per cucinare usiamo la pentola con il coperchio, ma anche la pentola a pressione oppure la padella. Nel forno invece inseriamo la teglia. Un'insalata verrà condita e servita nell'insalatiera. I dolci, invece, vengono preparati negli stampi. Per esempio, questo è uno stampo per ciambella. Quasi tutte le cucine oggigiorno dispongono anche di una lavastoviglie, dove è possibile lavare i piatti, i quali si dividono principalmente in tre tipi: il piatto fondo, il piatto piano e il piattino. In Italia si mangia usando le posate. In particolare la forchetta, il cucchiaio, il coltello e il cucchiaino. Per bere, invece, usiamo i bicchieri. Ci sono vari tipi di bicchieri: il bicchiere da acqua, il calice per il vino, il boccale per la birra, il flute per lo spumante e infine il bicchierino per i liquori, come per esempio il limoncello. Il caffè invece lo facciamo usando la caffettiera e lo beviamo nella tazzina. Il tè invece lo mettiamo nella teiera. Il tè, così come il latte, il cappuccino, lo beviamo nella tazza. Lo zucchero viene servito nella zuccheriera. Alcuni, invece di usare la bottiglia, inoltre, mettono l'acqua e il vino nella caraffa. I salumi, ossia mortadella, prosciutto, salame, eccetera, si tagliano sul tagliere, mentre i formaggi si grattugiano usando la grattugia. Tra gli altri attrezzi della cucina abbiamo anche il matterello, l'apriscatole, lo schiaccianoci, la spatola, il cavatappi per aprire le bottiglie con tappi di sughero, come per esempio le bottiglie per il vino. L'apribottiglie invece serve per aprire, per esempio, le bottiglie della birra. Ancora abbiamo il mestolo, l'imbuto, il colino, il pelapatate, la bilancia per pesare, il vassoio,
Il frullatore. Il microonde per riscaldare i cibi. Il tostapane per preparare i toast. Bene, con questo era tutto. Io mi sono cambiata perché vi ricordo di passare dal nostro negozio online Lernamo Collection per fare qualche acquisto. Invece, prima di andar via, vi ricordo anche di dare un'occhiata al bellissimo video che ho realizzato con la mia amica Angela in hotel. Sono sicura che vi tornerà utile, soprattutto se state pianificando una vacanza in Italia. Se invece volete esercitarvi con il vocabolario che avete imparato oggi, beh, allora dovete scrivermi nei commenti una frase, utilizzando proprio tutte le parole che avete imparato. Vediamo chi ne usa di più. Io vi aspetto qui su YouTube con tantissimi nuovi video, ma anche sui social. Cercate Lernamo. Vi aspetto!